si è svolto presso l'ex convento dei Minimi a Roccella Ionica il convegno Donne nella pittura e nella scienza, organizzata dalla FIDAPA, dalla presidente Maria Ida Gemelli e con la presenza della dottoressa Piera Levi Montalcini. Ha riscosso davvero un gran successo, numerose sono state le presenze, con grande coinvolgimento collettivo. Le donne protagoniste assolute nell'arte come nella scienza, la cui forza, leggerezza, intelligenza e caparbietà delle loro azioni hanno rivoluzionato e fatto superare quella visione androgenetica fatta di pregiudizi e di riserve, per raggiungere nel corso della storia l'ideale di uguaglianza e parità di genere. Moderare un evento del genere per me è veramente molto importante. Questi due personaggi illustri sicuramente sono esempio nella società. Io come donna nell'arte, come anche ovviamente il grande esempio della Montalcini per la scienza, credo che sia veramente importante questi incontri, questo convegno, proprio per lanciare un messaggio importante, che è quello là dell'affermazione della donna nella società, soprattutto nel lavoro. Quindi sono veramente fiera e spero davvero che ci siano altri incontri di questa elevata importanza. Le analisi che noi faremo stasera è un'analisi molto pratica, partiremo soprattutto da un periodo di grande trasformazione che va dal 500 e arriva al secondo 900. Partiamo da quella che è l'identificazione un po' barocca rococò, come non ricordare Artemisia Gentileschi, arrivando poi tanto per fare dei richiami a Berthe Morisot, un personaggio che identifica l'impressionismo tutto al femminile, donna dimenticata e anche un po' maltrattata dalla critica del tempo, per arrivare poi alla visione di una nuova pelle dell'arte nell'identificazione femminile, in cui un personaggio come una certa Orlan, donna francese, decide che il proprio corpo è un'opera d'arte in trasformazione, e dove purtroppo, o a ragione, una sala operatoria potrebbe diventare luogo e studio dell'artista. E si parlerà di Rita Levi Montalcini, ma non solo, perché la sorella gemella di Rita Levi Montalcini era una grande pittrice, quindi l'arte nella famiglia c'è sempre stata, la convivenza e la vicinanza tra una scienziata e un artista è stata una grande combinazione proprio di comunicazione tra l'una e l'altra, e nell'aiutare l'una a ragionare con la testa dell'altra, cioè nel modo in cui ragiona l'altra. La parte, la zia Paola l'ho definita la scienziata dell'arte e zia Rita l'artista della scienza. Si sono contaminate tutta la vita e hanno prodotto dei lavori veramente interessanti, e che spero di riuscire a tramandare in futuro ai posteri, ai ragazzi, che possano imparare da loro come la tenacia e la voglia di novità, di sperimentare le cose nuove e di avventurarsi in terreni mai calcati da altri sia vincente per tutti, per loro che lavoravano e per noi che possiamo godere dei frutti del loro lavoro.